Oltre 1.000 persone si sono ritrovate nei giorni scorsi al Palabecci presso il Marina di Pescara per prendere parte all'Assemblea regionale di Forza Italia, con la quale è stata aperta ufficialmente la campagna elettorale del Popolo Azzurro in vista delle elezioni regionali del prossimo 10 marzo. Forza Italia, un partito in salute, 100.000 iscritti alla vigilia di questa azione congressuale. È un altro bel risultato, insomma, credo che molti ci davano come partito in implosione con la morte di Berlusconi, con la scomparsa di Berlusconi, invece il partito ha reagito, è stato bravissimo Tajani a portare avanti questa riunificazione all'interno del partito, a rilanciare il partito e a chiedere ai militanti e ai dirigenti l'iscrizione per affrontare finalmente i congressi, quindi un risultato importante. In Abruzzo credo che, insomma, il partito dimostri quotidianamente, anche con i nuovi ingressi, con le nuove aggregazioni, dimostri lo suo ottimo stato di salute e, insomma, i sondaggi, diciamo, ci danno ragione, almeno fino adesso. Assemblea regionale di Forza Italia qui a Pescara, che apre di fatto la campagna elettorale in vista delle elezioni del 10 marzo prossimo. Eh sì, mancano 4 mesi, noi siamo avanti con la composizione delle liste, adesso dobbiamo limare sui territori, ma, insomma, le liste sono pressoché quasi complete e dobbiamo cominciare la campagna elettorale, soprattutto perché intendiamo rimarcare quel che è stato il contributo di Forza Italia in questi 5 anni. Risultati peraltro importanti, con 30 mesi di pandemia, quindi un po' di blocco delle attività, e nonostante questo, insomma, cose veramente che impensabili 5 anni fa. Il coordinatore regionale Nazario Pagano, Lorenzo Sospiri, Mauro Febbo, Daniele Damario e tutto il popolo abruzzese dei forzisti hanno dato il via ufficiale alla sfida elettorale del 10 marzo prossimo. Ad aprire i lavori dell'evento il sindaco di Pescara Carlo Masci, il quale è intervenuto sul tema "Condividiamo i risultati". Subito dopo ha preso la parola la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. "Quando sono arrivata mi hanno chiesto: voi terrete il nome di Berlusconi nel simbolo? Ovvio", ha risposto. "Berlusconi è l'uomo che dal 1994 ha consentito a tutti noi insieme di governare a livello nazionale, comuni, regioni, di creare una vera alternativa di governo. Come potremmo non avere stampato il nome del nostro padre fondatore?" Assemblea regionale di Forza Italia, un bilancio dei 5 anni di attività, ma anche l'apertura ufficiale della campagna elettorale. Sì, un bilancio straordinario, è vero, è l'apertura ufficiale della nostra campagna elettorale con un bagno di folla, avete visto anche voi, straordinaria. C'è già il ministro Bernini, sta arrivando il vicepremier Tajani, anzi appena arrivato, ecco, siamo qui, quindi io credo che 5 anni straordinari, abbiamo iniziato in 3 e adesso siamo in 9, e ho detto tutto, grande armonia, grande forza, grande attrazione verso i nostri concittadini abruzzesi, grazie a tutti quanti. Ministro, buonasera. Allora, 100.000 iscritti alla vigilia di questa campagna congressuale, quindi Forza Italia è un partito in salute. Ma assolutamente sì, uno straordinario risultato che dimostra l'entusiasmo che c'è attorno al nostro movimento. Tutti pensavano che dopo la morte di Berlusconi sarebbe stato il fuggi-fuggi, invece il regalo che i militanti e i simpatizzanti, gli elettori di Forza Italia hanno fatto a Silvio Berlusconi è stato quello di mettersi in cammino e riprendere l'attività politica con grande entusiasmo. Le 3 grandi manifestazioni che abbiamo organizzato fino ad ora, a Gaeta dei Giovani, a Pestum del Movimento Politico da 3 giorni, a Monza i nostri eletti negli enti locali, oggi qui a Pescara, domani e dopodomani a Taormina, cioè c'è un fermento incredibile, una dimostrazione anche che c'è una grande organizzazione, ma ci sono idee, proposte, siamo protagonisti dell'azione di governo, i risultati non mancano, tutti i sondaggi ci premiano, continueremo a lavorare anche la manovra perché possano esserci dei correttivi che vadano nella direzione di ridurre la pressione sulla casa, di permettere anche a alcuni dipendenti pubblici, compresi i medici, di veder risolto il loro problema pensionistico. Poi mi auguro che si possano risolvere anche problemi che riguardano questa regione. Ci sono eventi internazionali legati per esempio allo sport a rotelle, vediamo se riusciamo a fare in modo di poter sostenere questa iniziativa. In più
ho deciso di far svolgere una delle riunioni del G7 di mia competenza, quella sulla cooperazione allo sviluppo nella città di Pescara a settembre, quindi il G7 si svolgerà, uno degli eventi del G7, ma una riunione del G7 si svolgerà qui a Pescara a settembre, quindi questo è un segnale di grande attenzione all'Abruzzo, di grande attenzione a questa città a cui sono effettivamente legato per i motivi noti, che sono stato a fare il militare qua e sono rimasto così con un pezzetto di cuore nella città di Pescara. Assemblea regionale di Forza Italia, 5 anni di risultati, un bilancio. Ma noi riteniamo un bilancio positivo, la Regione Abruzzo è in avanti, è in proiezione verso il futuro, lo è sulle grandi infrastrutture che mancavano e che sono tutte partite, lo è sulle riforme legislative che faranno di questa regione una regione moderna ed efficiente, lo è sui testi unici come quello dell'urbanistica che la renderanno più sostenibile e meno cementata, lo è sui piani di programmazione come la rete sanitaria, come i nuovi cicli di finanziamento europei che la renderanno più competitiva e più giusta. È una regione in avanti, non c'è nessun modello efficiente di governo regionale che non abbia avuto un arco temporale oltre una legislatura, se pensiamo e se siamo onesti intellettualmente. Immaginate questo lavoro che è stato fatto con 2 anni e mezzo di fatto di lavoro per aver affrontato la prima e la seconda ondata pandemica. Noi riteniamo che l'Abruzzo non debba tornare indietro, debba continuare questo flusso in avanti e debba riconfermare il centrodestra alla guida della regione. Marco Marsiglio, riconfermato candidato presidente, nel segno della continuità. Nel segno dell'innovazione e dell'assenza di campanile. Perché Marco Marsiglio è un uomo antico, ovvero ha una conoscenza classica, ha una profonda cultura e quindi rispetta l'uomo. Pertanto non è animato da campanili e vede l'Abruzzo come un'unica grande realtà che cresce tutta insieme, ognuna con le sue specificità. Ma è una regione che guarda in avanti, che si sente grande, che è grande. Non ci dimentichiamo che questa è stata la regione da cui è partito il Giro d'Italia, per esempio. È la regione che grazie alla nuova Film Commission ospiterà tante produzioni, ha visto crescere il suo traffico aereo, ha visto crescere la sua produzione industriale. È una regione appunto che merita di vedere riconfermato il centrodestra per continuare a crescere. Presidente, parliamo degli avversari. Il centro-sinistra si è ricompattato sotto il nome del candidato presidente Luciano D'Amico. Un nome autorevole, ex rettore dell'Università di Teramo, può come dire, dar vita ad una competizione abbastanza animata? Allora, intanto è un bene che ci sia di nuovo il bipolarismo, perché poi le fughe in avanti di candidati magari animati da civismi non fanno rima con un'elezione regionale. Luciano D'Amico è una bravissima persona, certamente una persona qualificata, perderà le elezioni regionali, le perderà di molti punti perché il centro-destra ha ben governato e merita di essere riconfermato e così sarà. Sul palco del Palabecci anche il presidente Marco Marsiglio, governatore uscente ricandidato, il quale ha sottolineato che... Il nostro obiettivo naturalmente è quello di vincere e confermare questa amministrazione, dare finalmente all'Abruzzo, cosa che non è mai accaduta da quando c'è l'elezione diretta, quindi dal 95 ad oggi, quasi 30 anni, una continuità amministrativa e politica che possa consentire di chiudere alcune importanti procedure, progetti che sono in campo e che troppo spesso non basta una legislatura per completare, tanto più se la legislatura poi è stata anche di fatto dimezzata dall'emergenza Covid che ha costretto, come dire, a fermare molti dossier e molte cose per dover affrontare l'emergenza sanitaria. Abbiamo questa grande opportunità, portare a termine il lavoro con il contributo di tutti, Forza Italia tra gli altri, cercheremo di raggiungere questo obiettivo. Presidente, il centro-sinistra si è ricompattato dietro il nome di Luciano D'Amico, un centro-sinistra compatto darà vita ad una competizione, come dire, più significativa? Certamente, io ho già fatto più volte da questo punto di vista i complimenti alla coalizione
di centrosinistra per aver con molto anticipo individuato un candidato e averlo fatto una coalizione molto ampia. Questo ci richiama ad essere ancora più decisi, convincenti, credibili nella campagna elettorale ed è l'appello che farò anche questa sera agli amici di Forza Italia. Composizione delle liste, diceva lei, i veti posti dalla Lega a voi non hanno trovato affatto d'accordo. Ma non li possono trovare perché intanto la Lega dovrebbe ricordare quello che è successo nel 2019, nessuno ha fatto la schedatura delle proprie liste, quindi non può pretendere che altri lo facciano, era una richiesta anche legittima, che chiaramente era un problema sottoposto agli alleati. Gli alleati hanno risposto che intendevano andare avanti, se quelle persone che hanno deciso di fare i passaggi sono ottimi amministratori, hanno amministrato bene, non vedo perché non si debbano ricandidare. Alle politiche a settembre avete ottenuto un ottimo risultato, il 12-13%, un dato che vi conforta in vista del prossimo appuntamento? Un dato esaltante, siamo il secondo miglior dato a livello nazionale, con il 12% si entra sicuramente in 4, anche con un piccolo resto, ma noi contiamo di superare abbondantemente questo 12 per entrare al prossimo consiglio in 5 e quindi avere un ruolo ancora più strategico rispetto a quello che abbiamo oggi. 5 anni di attività, 5 anni che possono essere riassunti come Febbo. Ma guardi, possono essere inquadrati soprattutto nell'aver centrato alcuni obiettivi. Io lo dico, esalto sempre alcuni risultati: il testo unico sull'urbanistica, il testo unico sulla cultura e sul turismo, finalmente l'autorizzazione all'allungamento della pista dell'aeroporto d'Abruzzo, la partenza del Giro d'Italia, il contratto con il Napoli che ci ha portato ad avere dei risultati di presenze importanti. E poi tutti quelli che sono stati risultati a livello economico, il PIL della regione Abruzzo è in controtendenza rispetto a quello nazionale, l'occupazione segna un più rispetto ai dati nazionali, rimaniamo la locomotiva del centro-sud, anzi anche qualcosina in più. Di questi giorni è addirittura la conclusione del finalmente, un'altra pratica che dura da 42 anni, gli espropri della strada Chieti-Pescara, dell'asse attrezzato che ha bloccato per anni, per decine di anni, il consorzio industriale, lo sviluppo industriale della Val Pescara. Oggi con questo risultato il consorzio può entrare in ARAP e partecipare insieme a ARAP allo sviluppo della regione Abruzzo, che mi sembra che stia dando risultati pressoché positivi e soprattutto di proiezione futura. Riconfermata la candidatura di Marsiglio nel segno della continuità, tant'è vero che voi state già riscrivendo la programmazione per il 2023-2027. Assolutamente sì, questo sarà l'unico governo regionale che potrà gestire e sta gestendo, scrivendo la programmazione 21-27 che è diventata 23-27 e la andrà a gestire. Non è mai successo prima ognuno che entrava trovava la programmazione scritta da altri, noi invece la stiamo scrivendo e la andremo a gestire, e questo credo che sia un altro buon segnale soprattutto per il mondo imprenditoriale, che si aspettava questo, come si aspettava la fusione tra Fira e Abruzzo Sviluppo. Noi nel giro di 2 anni avremo un istituto di credito con l'articolo 106 proprio grazie a questa fusione, e quindi portare credito finalmente alle nostre piccole e medie aziende. Avete iniziato questa legislatura con 3 consiglieri, poi divenuti 2, adesso ne avete ben 8, quindi il potere attrattivo di Forza Italia si manifesta anche con i numeri. Quindi la maggioranza è ancora più solida di prima, perché più è forte Forza Italia, più è coeso il centrodestra. Per noi l'unità della coalizione è un principio irrinunciabile. Più è forte Forza Italia, più è unita la coalizione. Presidente, voi avete sicuramente commissionato dei sondaggi, le cifre vi fanno stare abbastanza tranquilli? No, le dico con grande sincerità di non averle. Il sondaggio è una manifestazione, è quella che facciamo oggi in un giorno feriale organizzata come facevano i partiti di un tempo, e le vostre immagini dimostreranno qual è il sondaggio. 2 ospiti d'eccezione, il segretario nazionale Tajani, il ministro Bernini a conferma che l'Abruzzo è tenuto in considerazione. Beh, ci fa molto piacere, vogliono venire a sottolineare il lavoro fatto in questi 5 anni, per noi è un elemento di orgoglio e credo che per l'Abruzzo sia una forza avere questi 2 amici al nostro sostegno.
turismo e attività produttive, i settori che Forza Italia ha curato con i suoi assessori. Un bilancio su questi due campi in particolare, Presidente. Beh, abbiamo fatto la legge che riforma tutto il testo unico del turismo e sulle attività produttive abbiamo speso tutti i fondi che abbiamo trovato, anche rimodulando le linee di finanziamento, e ci prepariamo al nuovo ciclo di programmazione con strumenti ancora più facili da raggiungere e più innovativi per affrontare le sfide dei mercati di oggi.